Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati. Recuaro Terme, assalto notturno dei lupi al ricovero per animali selvatici, dilaniati due caprioli e un muflone. Una recinzione alta 2,30 m non è bastata a scoraggiare un branco che aveva affiutato la presenza di tre animali nella struttura custodita da un recuarese. Nella notte tra venerdì e sabato uno dei predatori è riuscito a balzare all'interno facendo una strage, salvo solo un camoscio custodito in un altro recinto. Vicenza, minacce recidive a madre e fratello, prima con un coltello, stavolta con un macete. Un vicentino di 22 anni mercoledì era stato arrestato, poi rilasciato dalla polizia dopo aver brandito un coltello di fronte ai familiari. Ieri sera un nuovo episodio analogo, oltre alle minacce, il giovane ha danneggiato l'auto dei familiari. Zanè scontro frontale dopo la sterzata per evitare un terzo veicolo, ferita una passeggera. Lento schianto tra una Peugeot 206 e una Volkswagen Passat a lunedì poco dopo mezzogiorno. Un'anziana ha riportato ferite di media gravità, qualche contusione per altri due automobilisti. Caldogno, evasione made in China nel tessile, 5 indagati, 600.000 euro di IVA non versata. Al termine delle indagini preliminari risultano 5 cittadini cinesi indagati per truffa ai danni dell'erario con circa 600.000 euro di IVA dovuta da parte di una maglieria. Si tratta dell'alta moda di Caldogno intestata a una donna asiatica di 48 anni, in realtà proprietà del marito. Alla base della truffa un giro di fatture gonfiate grazie a compiacenti. Rosà Bar sanzionato per inosservanza delle regole di zona rossa, multe a titolare e clienti. I carabinieri hanno inflitto tre sanzioni da 400 euro ciascuno a due avventori, alla barista 28enne di nazionalità cinese, colpevole di aver servito ai clienti bibite con modalità non consentite. La verifica è andata in scena sabato pomeriggio dopo che la pattuglia di passaggio ha notato gente con i boccali in mano uscite dal locale. Tiene in due a spasso a luna di notte, l'auto sbatte sul pilone, si ribalta ubriaco il guidatore, a finire nei guai con la giustizia, un 32enne del posto, insieme ad un amico nella notte tra sabato e domenica è uscito di strada con la sua Alfa Romeo 147. Dopo aver sbattuto su un palo di illuminazione l'auto si è fermata su una fiancata con ruote all'aria, il guidatore aveva un tasso alcolico 4 volte oltre la soglia. Asiago, schianto sugli sci, 15enne sbatte contro un albero sulla pista del Monteverina, è grave. Si trova ricoverata ancora in gravi condizioni in rianimazione la giovane atleta che sabato è uscita di pista andando a sbattere su un tronco. Per soccorrere la ragazza di 15 anni è stato fatto intervenire l'elisoccorso del SUEM. Trascorse le prime 48 ore la giovane sarebbe fuori pericolo, ma si teme per il suo completo recupero viste le lesioni subite. Vicenza, prima le pallonate, poi le sassate contro l'autobus, i vandali sono giovanissimi, nuovo episodio di violenza e inciviltà nel capoluogo, preso di mira un autobus della linea 5 di trasporto pubblico. Protagonista dell'episodio, che risale alle 19 di sabato al Villaggio del Sole, un gruppo di adolescenti, in 15 avrebbero lanciato pietre anche verso mezzo sostitutivo giunto a supporto e contro una Fiat Panda aziendale della società SVT. Sant'Orso, Covid, primo trattamento con gli anticorpi monoclonali all'ospedale di Sant'Orso. È stato somministrato infatti domenica il primo trattamento innovativo che previene l'aggravamento dei pazienti con fattori di rischio se utilizzato in fase precoce. Soddisfazione nel nosocomio dell'Alto Vicentino. Pagina dell'Eco Nazionale, AstraZeneca efficace al 79%. Per lo stop alla malattia e al 100% per le ricadute. Il noto vaccino è efficace, come dicevamo, al 79% per l'arresto della malattia, al 100% nella prevenzione di una ricaduta. Il risultato di uno studio condotto negli Stati Uniti, dove ora l'azienda potrà chiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione anche all'uso di emergenza.
Amazon si ferma per 24 ore, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. Non comprate per 24 ore, questo l'appello dei circa 40.000 lavoratori di Amazon, tra driver, addetti agli hub e ai magazzini, il giorno del primo storico sciopero in Italia per il colosso dell'e-commerce. Vaccini, Breton entro l'estate, immunità di gregge in Europa. Dopo il caos dei giorni scorsi per la sospensione temporanea di AstraZeneca, considerando anche i ritardi nella consegna delle nuove dosi, ministro della Salute Speranza detta i tempi. Per l'estate si dichiara ottimista e si augura meno restrizioni, ma sottolinea che questo è ancora un momento difficile. Ed infine lo sport, Serie A, Inter ferma per Covid e Milan accorcia sui cugini. Crollo Juve e Roma, avanzano Napoli, Atalanta e Lazio. Un'altra giornata di campionato zoppa per colpa del Covid-19. È stata rinviata Inter-Sassuolo per troppi calciatori risultati positivi al coronavirus. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.